Le tragedie dell'Aquila hanno colpito anche noi, ma non per questo ci rivolgiamo al dolore che ha provocato il sisma del 2009. In quella occasione l'Unione Nazionale Mondiale degli Invalidi del Lavoro ha perso la sua sede, che era in via 20 settembre, con il crollo di una palazzina. Eravamo ospiti dell'avvocato Paolo Arpilla, che è qui e che saluto e ringrazio, e in quella palazzina ci furono, mi pare di non sbagliare, 9 morti. Da allora il nostro corpo associativo lo abbiamo seguito a distanza, con le sedi di Avezzano, di Celano e all'Aquila per quanto è stato possibile. Ma l'obiettivo nostro è stato sempre quello di tornare all'Aquila. Il velo che sta sulla targa, che da oggi prenderà ufficialmente servizio qui in questa struttura, il Centro Regionale Servizi per le categorie tutte, non soltanto per i mutilati ed invalidi del lavoro, ma per tutte le categorie. Siamo particolarmente felici di aver trovato lo spazio qui in questa mega struttura che tante cose mette insieme. La collaborazione poi con la Federazione Nazionale Agricoltura, che ha al suo interno l'Ente Nazionale di Patronato, l'EPAS, ha il Centro di Assistenza Fiscale, ha l'Ente per la Difesa dei Consumatori e tante altre cose. Questa collaborazione con il placet ministeriale ha incentivato la mia determinazione a tornare all'Aquila. Un'ottima iniziativa, la vostra associazione con il patronato EPAS hanno centrato oggi il tema, che è un tema attuale, soprattutto quello di prevenire i rischi in agricoltura, ma soprattutto le morti in agricoltura. La nostra regione su questo versante ha bisogno di associazioni e di patronate che si occupino anche di queste, non solamente di assistenza a pratiche punti, tanto per capirci. E ho visto che su questo versante oggi c'è una presenza massiccia, importante, dalla direzione regionale INAIL, forze dell'ordine presente che danno il loro contributo, ma anche e soprattutto lo stimolo venuto verso l'istituzione regione, che in 5-6 anni mette in campo circa 432 milioni di euro per l'imprenditoria agricola. C'è una misura, ci sono delle misure soprattutto proprio a garantire e a favorire il miglioramento delle tecnologie, che vuol dire prevenzione, vuol dire meno pericoli, vuol dire salvare le vite a chi lavora in questo settore. C'è una misura, la 4.1, che è rivolta proprio agli imprenditori per l'ammodernamento del mezzo del parco degli automezzi in agricoltura. Vuol dire questi aggiornati con le nuove norme, siccome la nostra normativa dal 1956, la famosa strage di Marcinelle, la tragedia di Marcinelle, c'è stata un'evoluzione di una normativa sulla prevenzione nei luoghi del lavoro che oggi aggiornata consente anche attraverso uso di mezzi agricoli moderni di evitare danni, ma soprattutto la prevenzione sugli infortuni e sulle morti che ci auguriamo che scompaiano immediatamente. Rispetto al 2009 la Regione Abruzzo conta meno il 30% di infortuni, purtroppo invece si registrano ancora infortuni mortali, c'è un aumento nel 2015 rispetto al 2014, perché siamo passati dalle 32 morti sul lavoro del 2014 alle 38 del 2015. Questo è un dato preoccupante che non ci può far abbassare la guardia, ecco perché manifestazioni come questa di questa mattina con l'UMNIL serve anche a risvegliare un po' le coscienze su questo fenomeno. L'INAIL per noi, segnatamente per l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, costituisce l'interlocutore diretto per tutto quello che succede intorno a noi e per tutta l'attenzione che l'INAIL ha messo negli anni e sta mettendo, e non solo per la prevenzione e l'assistenza dei mutilati e invalidi del lavoro, quindi per gli infortuni,
ma anche in particolar modo per quello che riesce a dare al territorio. Rispetto invece alle malattie professionali, diciamo che il boom delle richieste di malattie professionali c'è stato nel 2009-2010, dove abbiamo registrato un aumento del 40% di malattie professionali in più. Siamo sull'ordine dei 5.000, delle, oltre le 5.000 richieste di malattie professionali e a livello Italia ci collochiamo al quarto posto, quindi dopo l'Emilia Romagna, la Toscana, le Marche e c'è l'Abruzzo. Quindi è un fenomeno questo che va attenzionato, va studiato, perché vogliamo capire che cosa sta succedendo. Anche perché ho anche visto dei dati per quanto riguarda i riconoscimenti positivi di queste malattie professionali. Noi ne riconosciamo positive il 30%, la media Italia ad esempio è del 35%. Un'altra cosa che mi preme dire è che l'INAIL, oltre agli infortuni, alle malattie professionali, il nostro core business, fa molto altro e ci sono delle novità per quanto riguarda la legge di stabilità, che toglie molti vincoli burocratici ai nostri investimenti. Infatti per le zone terremotate dell'ultimo terremoto, Lazio, Marche, Abruzzo e Abruzzo, tutte le attività produttive, che hanno bisogno di essere rimesse in piedi possono, diciamo così, usufruire di 30 milioni di euro che l'INAIL ha messo a disposizione e tutti i criteri, diciamo così, verranno resi noti a breve. Un plauso a questa bellissima iniziativa che oggi si è svolta qui all'Aquila, che naturalmente l'EPAS ha voluto e ha organizzato. Ho partecipato con grande piacere perché l'argomento era di nostro grande interesse in qualità di Regione Abruzzo, parlando delle malattie professionali nel campo dell'agricoltura, e si è concordato e si è deciso di instaurare un tavolo tecnico di confronto per essere giuntura come regione attraverso i diversi livelli istituzionali per poter trovare soluzioni. Si è guardato alla prevenzione nel mondo agricolo per cercare di abbassare il più possibile l'incidenza che c'è oggi sugli incidenti nel mondo del lavoro, e soprattutto si sta guardando ai diverse azioni che metteremo in campo per supportare il mondo agricolo. L'annuale pensiero rivolto a tutti gli italiani, agli abruzzesi, ai teramani, dalla sede nazionale operativa dell'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro qui a Teramo. Il primo pensiero quest'anno lo rivolgiamo, come doveroso, alla famiglia di Fabrizia Di Lorenzo di Sulmona, rimasta vittima nei tragici momenti di Berlino. Dopodiché rivolgiamo il nostro sentito pensiero a tutte le famiglie rimaste vittime del terremoto di agosto e ottobre che ha colpito ancora una volta tante famiglie dalla nostra regione e delle regioni limitrofe, Lazio, Umbria e Marche. Un anno triste possiamo dire, sotto l'aspetto della violenza, sotto l'aspetto della calamità, sotto l'aspetto delle difficoltà, sotto l'aspetto del disagio sociale. Noi della Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, che assistiamo in Italia circa 30.000 famiglie, ci rendiamo conto perfettamente di qual è il termometro in questo momento, anche se personalmente sono sempre votato all'ottimismo, votato alla speranza, votato alla consapevolezza che comunque dobbiamo andare avanti. Comunque dobbiamo andare avanti sapendo che alla fine prevale la ragione, prevale l'impegno, prevale la costanza, prevale il sentimento. Quindi anche questo momento dovrà essere superato e dobbiamo insieme riprendere la strada della crescita, del progresso, della unione, dello stare insieme in pace e con la certezza, ecco, di appartenere ad un paese forte, ad un paese
che sa dare ancora tanto, non soltanto all'Europa ma al mondo intero, da questa sede di Teramo dove naturalmente le maggiori attività si sviluppano. Siamo oggi, possiamo dire con un pizzico di orgoglio, di aver messo a disposizione della provincia dell'Aquila un lodevole e un operoso e un importante centro servizi. Li ha accolto nel palazzo dell'INAIL, un centro che sta dando già i primi segnali di tanto impegno, di tanta operosità dei nostri tecnici e dei nostri collaboratori. I servizi che vengono resi in questi nostri centri sono servizi naturalmente assolutamente gratuiti, perché questo è il significato, questo è l'aspetto di un'associazione di promozione sociale. Perciò dalla importunistica alle malattie professionali, all'assistenza fiscale, all'assistenza pensionistica, ai problemi dell'immigrazione, tutti questi servizi vengono resi gratuitamente dai nostri operatori. È per questo che chiunque si può avvicinare per dare uno sguardo a quanti e quali sono i servizi di cui noi ci occupiamo. Amici abruzzesi, signori delle istituzioni, signori prefetti, gli auguri per un 2017 di ripartenza vera da parte della nostra regione, viene dall'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro e viene soprattutto da un'organizzazione che ritiene di conoscere quali sono le difficoltà della nostra regione, come vive la nostra società, e quindi determinata a richiamare sempre l'attenzione di tutti affinché questi problemi possano essere superati. Quindi buon fine anno e soprattutto grande inizio 2017 con i nostri centri di Teramo, dell'Aquila, di Sulmona, di Avezzano, di Celano, di Lanciano, di Pescara e di Chieti. Quindi auguri a tutti. Box.